questo pomeriggio che è servito a tutte e tutti noi, ne avevamo grande bisogno. E, volevo dire giusto due o tre cose, farò dei salti, poi le connessioni le fate voi. Innanzitutto gli studenti e gli Acampadas. Io penso che ci stiano dando veramente una grande lezione questi giovani che continuano pervicacemente a stare davanti agli Atenei, e penso che questo ci faccia comprendere che non tutto quello che abbiamo fatto noi generazioni precedenti sia stato realmente inutile, perché io ci tengo a dirlo, tante cose che noi abbiamo fatto e tante frustrazioni che comunque viviamo oggi ci porterebbero a dire che tutto quello che è stato comunque inutile, sbagliato, faticoso e non abbiamo ottenuto risultati. Io penso che se queste nuove generazioni che dopo anni di assenza dei giovani dalla politica si riaffacciano e fanno politica in maniera molto seria, sia anche, come dire, un risultato dell'incontro tra le nostre generazioni. E l'altra cosa che volevo dire è che ovviamente come tutto il pacifismo e l'attivismo evolvono e queste nuove forme sono diverse da quelle che abbiamo praticato noi, ma abbiamo tantissimo ancora da imparare, anche tantissimo da continuare a camminare insieme. E rispetto alla situazione di Gaza e al progetto che su Gaza c'è, magari molti di voi l'avete già visto, ma se non l'avete visto io invito a farlo. In una delle ultime puntate di Propaganda Live c'è stato un reportage di Francesca Mannocchi sulle colonie. E c'è stata, non so come abbia fatto a mantenere serenità e lucidità nell'intervistare questa anziana colonna che aveva proprio un plastico su che cosa si vuole fare a Gaza dopo averla completamente distrutta. Per cui l'obiettivo, giustamente prima Raffaele diceva, ammazzeranno anche tutti gli ostaggi, certamente quelli che ancora pochi sono vivi, e a loro non interessa, cioè sono costretti a parlare degli ostaggi perché in qualche maniera la società israeliana li costringe a parlarne, ma secondo me passerebbero sul cadavere di tutti pur di portare a termine questa distruzione di Gaza. Io non so, prima Alessandra accennava anche non solo al genocidio ma anche alla distruzione dell'ambiente che è stata fatta a Gaza. Io non so come facciamo ancora a parlare di ricostruzione ragionando anche in termini economici di che cosa sarà la ricostruzione a Gaza e di quali benefici potranno trarne i nostri paesi occidentali in una condizione come quella che si è determinata con l'uso non solo con le vite e le case distrutte ma anche con l'ambiente distrutto. Ultima cosa e poi sto zitta, e io sono molto grata ad Alessandra perché nel libro ho ritrovato le voci di tante amiche e di tante persone a cui sono profondamente legata, e io penso che ci viene molto, abbiamo molto da imparare da queste donne determinate palestinesi, ma anche molto da imparare dalle donne determinate in Israele, che tra l'altro vivono una condizione molto difficile perché sono considerate delle disfattiste, perché sono considerate come le attiviste e gli attivisti del boicottaggio, molte sono costrette addirittura ad andarsene perché non vivono una vita facile nel loro paese. E
E quindi penso che da loro abbiamo tantissimo da imparare anche rispetto ai femminismi, e dobbiamo mantenerci, come dire, con uno sguardo affettuoso e laico, e cercare di comprendere la condizione in cui si trovano in questo momento. Niente, l'ultima cosa volevo ringraziare, perché in uno dei nostri viaggi fatti a Gerusalemme, eravamo insieme ad Alessandra, a me sembrava che fosse già una situazione difficilissima. In che anno siamo andati con Action for Peace? 89-90. Quindi mi sembrava difficilissima allora. Nel 2005, no, nel 2000-2001 siamo riusciti perfino a entrare a Gaza, e Gaza mi sembrava un inferno prima ancora della decolonizzazione, che poi non era una decolonizzazione, ma semplicemente ce ne andiamo per fare ancora di più terra bruciata, e quindi ho nel cuore quelle immagini e capisco molto bene l'emozione che si prova pensando a quelle persone, magari anche a tante amiche e tanti amici di cui non sappiamo che fine hanno fatto.